Che bellezza questo bosco! La natura riesce sempre a donarci uno spettacolo incredibile. Ma qui non è proprio tutto merito della natura. C'è anche la mano dell'uomo, perché questo bosco è stato gestito attivamente da secoli e oggi è gestito secondo i criteri della gestione forestale sostenibile. In più è anche fortemente tutelato, perché siamo all'interno di un parco nazionale, il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Gestire le foreste in modo sostenibile significa valorizzare i beni e i servizi che si producono dai boschi, avendo cura di mantenere questa stessa risorsa anche per le generazioni future. Dai boschi si produce il legno, una materia prima rinnovabile presente in tutte le nostre case e anche una fonte di energia rinnovabile. Ma non solo. Dal bosco infatti si generano una serie di servizi ecosistemici molto utili per la nostra società. Pensate ad esempio all'acqua potabile che beviamo tutti i giorni, agli spazi per godere del nostro tempo libero, come questo bellissimo sentiero che sto percorrendo, oppure ai prodotti del sottobosco, che sono buonissimi e rappresentano anche la nostra cultura e la nostra tradizione. Ma pensate anche alla grande quantità di carbonio che è stoccato in questi alberi, che è fondamentale per la mitigazione della crisi climatica. Ma gestire le foreste in modo sostenibile all'interno di un'area protetta significa qualcosa di più. Qui non siamo solo all'interno del Parco Nazionale, ma anche all'interno della Rete Natura 2000, la rete europea di conservazione della natura. E qui la priorità gestionale è quella di conservare particolari habitat e specie che spesso sono a rischio. Un esempio è questo grande acero, un albero habitat, che conserva al suo interno numerose cavità, piccole o grandi come questa, che rappresentano un aspetto fondamentale per la biodiversità, perché sono l'habitat ideale per una serie di insetti, micromammiferi, uccelli, che altrimenti non troverebbero i luoghi idonei per il loro ciclo vitale. È dal 1992 che la Commissione europea, attraverso il programma LIFE, finanzia progetti legati alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario. In più di 25 anni sono oltre 4.600 i progetti che sono stati finanziati e molti di questi riguardano proprio la gestione di aree forestali. Tanti progetti LIFE nel corso degli ultimi anni hanno testato delle buone pratiche di conservazione della natura in aree forestali. Ma che cos'è una buona pratica? È un'azione concreta, scientificamente validata e soprattutto replicabile che permette di conservare particolari specie, habitat, oppure di aumentare la biodiversità in aree degradate. Il problema è che purtroppo queste buone pratiche spesso non sono conosciute dai gestori delle aree forestali a livello nazionale ma anche europeo. Per questo motivo è nato il progetto LIFE GoPro4.
Marcello Miozzo, dottore forestale di Dream Italia, è il coordinatore del progetto LIFE GoPro 4 e meglio di chiunque altro può spiegarci obiettivi e azioni del progetto. Sì, LIFE GoPro 4 ha l'obiettivo di distillare parecchie buone pratiche dall'esperienza del programma LIFE. Queste pratiche poi vengono messe a disposizione del sistema della Rete Natura 2000 italiano e anche europeo e delle aree protette dei territori nazionali ed europei. E come pensate di trasferire queste buone pratiche ai gestori forestali delle aree protette? E questo avviene con due principali strumenti. Il primo è il database online, che è liberamente consultabile da tutti, che contiene le buone pratiche, e poi abbiamo messo in piedi un significativo, importante sistema di formazione per gli operatori e i tecnici forestali. E qui siamo quindi proprio di fronte a un esempio concreto di ciò che significa buona pratica. Sì, qui siamo proprio davanti a un intervento che è stato realizzato dal progetto LIFE Wetfly Amphibia, di cui il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove ci troviamo adesso, è stato il capofila. Questo intervento è costituito da un fontanile che è il punto di inserimento di una nuova popolazione di ululone appenninico, che è una specie di anfibio forestale che in questa area era completamente estinto. Ma quante buone pratiche come questa sono presenti in Italia e in Europa? Dall'inizio del progetto è passato un anno e ne abbiamo già raccolte 70 dall'esperienza dei progetti LIFE italiani. E l'obiettivo del progetto è quello di arrivare fino a ben 300 pratiche per tutta l'Europa. Quindi attraverso la ricerca, lo studio, l'analisi e la divulgazione delle buone pratiche, il progetto LIFE GoPro 4 dimostrerà come la conservazione della natura e la valorizzazione dei beni e dei servizi producibili dalle foreste non sono affatto due concetti in contrasto tra di loro, ma sono al contrario parte integrante di un concetto più ampio, quello di gestione forestale sostenibile.